Parlare di dono di impresa rischia appunto di essere considerato un simono, una contraddizione in termini. L'impresa deve fare utili, l'impresa deve guadagnare, e quindi perché l'impresa deve donare? Sarà poi il singolo imprenditore, il singolo lavoratore che nel suo tempo libero, se lo riterranno opportuno, doneranno, faranno volontariato, faranno quello che ritengono più giusto. E questo può sembrare un discorso rigoroso. Noi siamo abituati, e qui rispondo alla domanda, a pensare al dono in termini di sacrificio, di rinuncia. Quindi, perché in un'impresa dove vige il principio del pensiero strumentale? Il dono è un atto che esce dalla logica della razionalità formale, del pensiero strumentale, no? Per definizione. Mentre l'impresa è per definizione l'ambito in cui si sviluppa un discorso strumentale. E quindi può sembrare una roba che, vabbè, uno fa perché c'è una pressione sociale, uno fa perché in qualche modo è costretto, uno fa tanto per farla, e effettivamente spesso è quello che succede. Per cercare di superare questa contraddizione, domandiamoci un po' qual è il fine dell'impresa. Il fine dell'impresa non è il profitto, questo non è vero. Il profitto è condizione o conseguenza dell'attività imprenditoriale, ma non è il fine dell'attività imprenditoriale. Quando l'impresa lavora solo per il profitto, dopo poco fallisce. Il fine dell'impresa è generare valore, mettere assieme fattori produttivi diversi e, combinando questi fattori, generare qualcosa che vale di più. Dopodiché, se funziona, avrà il profitto come conseguenza del fatto che effettivamente ha generato qualcosa che la comunità ha considerato di più della somma delle parti. Se non ci riesce, andrà in perdita e chiuderà. Mettere assieme fattori, fra i fattori che ci sono, sicuramente un fattore fondamentale è le risorse umane, le persone. E quello che si è visto è che noi, benché la cultura dominante ci parli sempre di soggetti che massimizzano le loro utilità marginali, se ognuno di noi si guarda un attimino dentro di sé, vedrà che rarissimamente le sue azioni sono coerenti con questo principio. Volenti o nolenti, noi siamo degli esseri etici, cioè delle persone che hanno bisogno di fare qualcosa in cui credono, qualcosa che è giusto, qualcosa che è bello, qualcosa che li rende fieri di se stessi. Se tutto è strumentale, alla fine c'è quella che un tempo viene chiamata l'alienazione. Ed è evidente, non bisogna essere dei fini psicologi, per sapere che una persona alienata è uno scarso produttore. Tendenzialmente produrrà molto poco, metterà molto di meno di quello che può dare. Cioè, uno non fa semplicemente il mansionario, uno la vita è metterci del proprio, e chiunque lavora ci mette del proprio, perché sennò quel lavoro diventa un suicidio, diventa un'esperienza tragica, è da ammazzarsi. È solo se io ci metto di me che quella cosa che produco dà un senso e poi genera valore che poi verrà distribuito secondo criteri che ogni società ha i suoi. Comunque il principio è questo. Quindi l'esigenza di permettere ai propri collaboratori di dare il meglio di sé, di essere fieri di se stessi. Il dono non è rinuncia, non è sacrificio. Il dono è opportunità. Se voi parlate con un qualsiasi donatore, vi dirà sempre, quasi sempre, che di norma ottiene molto di più di quello che dà. Certo, dà è un atto, è un rischio, è un atto di fiducia, perché l'altro potrebbe rifiutare, l'altro potrebbe reagire negativamente, l'altro potrebbe non essere riconosciuto, insomma tante cose che può fare tranquillamente, in un contratto non potrebbe fare, no? Però di norma gli atti di fiducia spesso vengono ricambiati in modo positivo,
E questo ricambio libero è quello che ci permette di riconoscerci vicendevolmente e di affermare la nostra dignità. Ora, nella società in cui viviamo, esistono dei bisogni fondamentali della persona, di ognuno di noi, a cui la società sembra non dare risposte molto, molto efficienti, molto efficaci. Il bisogno di emozioni. Se voi guardate la pubblicità, oggi non ci vendono più prodotti, ci vendono emozioni, perché sanno che quello è il bisogno vero. Ora, le emozioni che ci dà il dono sono di norma infinitamente superiori alle emozioni che potremmo godere acquistando un qualsiasi prodotto. Il bisogno di relazionarsi in modo umano con il proprio prossimo. Se tutto è strumentale, se tu sei mezzo mio, io divento mezzo tuo e la relazione è, non esiste. E col dono invece che io ti riconosco come persona e tu mi riconosci come persona. E questo mi afferma, il bisogno del riconoscimento Hegel lo vedeva come bisogno fondante di tutta la società. E questo è un bisogno molto forte. E il dono ce lo dà. Il bisogno di dare un senso alla propria esistenza, di dare un significato. Ecco che quindi la dimensione del dono diventa una dimensione fondamentale per permettere alle persone di dare il meglio di sé. Ecco che allora, in una logica proprio di valorizzazione del proprio capitale umano, che è un capitale sempre più strategico in questo momento storico, se un tempo era più strategico il capitale fisico, oggi è molto più strategico il capitale umano, creare le condizioni perché le persone che collaborano con noi possano dare il meglio di sé diventa un elemento strategico. E l'esperienza, proprio fisica, matematica se vogliamo, mostra come laddove, in quegli ambienti, laddove la persona riesce a vivere queste dimensioni, in quelle imprese in cui queste dimensioni sono favorite, si ha un effetto positivo, ma molto positivo, nell'attirare le persone con maggiori competenze, nel ritenerle e nel permettere a loro di dare il meglio di sé. Quindi diventa un interesse strumentale, se vogliamo, funzionale all'impresa, riuscire a muovere questa logica. Non è un dovere che io faccio. I responsabili delle risorse umane delle grandi imprese americane non lo fanno perché sono buoni, lo fanno perché hanno visto che in termini proprio economici quello paga, e paga perché l'uomo è fatto così, al di là appunto di tanti testi universitari che dicono il contrario. L'uomo è fatto così e quindi l'impresa, se fatta da uomini, deve partire da questa, da questo dato. Ma c'è un'altra dimensione che può essere interessante, soprattutto in un contesto di competizione globale. Il successo della singola impresa non dipende solo dalle proprie capacità gestionali e organizzative, ma dipende da tutta una serie di elementi che potremmo chiamare economie esterne, che fanno sì che l'impresa si trovi in un ambiente favorevole e quindi riesca a spuntarla con la competizione internazionale. Spesso viene detto che le imprese italiane da questo punto di vista sono zavorrate, si trovano con un ambiente che le ostacola e che quindi è un handicap, che poi uno vince anche con l'handicap a volte, però vincere con l'handicap è un po' più complicato che vincere senza handicap, spesso e volentieri. Ora, queste economie esterne spesso e volentieri sono anche i bisogni della comunità in cui si va a operare. Cioè, di cosa ha bisogno un'impresa per operare bene? Ha bisogno di un sistema giudiziario che funzioni, ha bisogno di una scuola che funzioni, ha bisogno di un sistema sociale che funzioni per cui le persone non hanno 10.000 problemi, ha bisogno di tutta una serie di elementi che sono di utilità pubblica, di interesse pubblico. Quindi c'è una dimensione che tecnicamente viene chiamata valore condiviso, in cui il mio interesse come impresa e l'interesse della comunità a cui appartengo si sovrappone.
A questo punto io come impresa ho diverse alternative. Posso cercare di portare dentro tutte queste dimensioni esterne nella mia impresa, per cui cerco di fare tutto un welfare aziendale al mio interno. È un'operazione sicuramente molto complicata, molto onerosa, alcuni lo fanno, ci sono una serie di esempi, ma comunque c'è sempre una certa dimensione che non posso portare al mio interno. L'altra strada è quella di dire, vabbè, ci deve pensare l'ente pubblico e aspetto che ci pensi l'ente pubblico, però rischia di essere un'attesa che è un po' lunga e non sempre adeguata. La terza strada è svolgere un ruolo da protagonista. Se io ho bisogno di una comunità fatta in un certo modo, io posso svolgere un ruolo per contribuire alla creazione di questa comunità. E allora posso usare come leva quella che in termini generico si può chiamare la filantropia di impresa, per cui le risorse che ho, una parte delle risorse che ho, io le posso utilizzare per creare queste condizioni. E allora non sarà un'operazione che farò solo io, ma attraverso questa filantropia di impresa posso coinvolgere altre imprese come me, hanno lo stesso bisogno, posso coinvolgere chiaramente le amministrazioni pubbliche, posso coinvolgere gli enti senza finalità di lucro, posso coinvolgere i cittadini, posso coinvolgere quindi la mia comunità per creare assieme qualcosa di cui la mia comunità ha bisogno, ma che anch'io ho bisogno. Ecco che allora la mia attività filantropica non è semplicemente un atto giusto, bello, quello che si vuole, ma diventa un atto funzionale alla mia sostenibilità di medio e lungo periodo. Perché se la mia comunità, quelle cose non si sviluppano, riuscire nel tempo a rimanere in sella diventa quasi impossibile. Se la mia comunità si disgrega, io posso essere l'imprenditore più geniale di questo mondo, ma alla fine dovrò delocalizzare perché non riesco più a gestirlo. Ho bisogno di una comunità per andare avanti. La filantropia così intesa, mentre negli Stati Uniti spesso c'è l'idea che il filantropo spesso chi è? È l'imprenditore di successo che si rende conto che ha avuto successo grazie alla propria comunità e che in qualche modo restituisce quello che la comunità gli ha dato. Qui la logica è un pochettino diversa. Io mi rendo conto che la mia comunità è, io sono parte di quella comunità, che quella lì è fondamentale per il mio successo e investo in quella comunità, in una strategia che farà sì che io poi avrò un beneficio reale. E le esperienze ce ne sono tante. E posso utilizzarlo per testare nuovi prodotti, posso utilizzarlo per risolvere problemi esterni, posso utilizzarlo per formare i miei nuovi collaboratori, posso utilizzarlo per fare, posso acquisire quindi un ruolo che non è semplicemente passivo. Ma ecco che il dono quindi non è più un costo, è un investimento, è un'opportunità che metto in piedi per realizzare qualcosa di importante. Quindi cosa significa? Significa che io come impresa devo iniziare a guardare fra i miei strumenti, fra gli strumenti di cui posso godere, anche questo pezzo qua, che per lungo tempo l'ho considerato come un costo da fare sulla base di quello che era il mio risultato a fine esercizio. Invece diventa un pezzo della mia strategia, perché quello che mi interessa è essere sostenibile, quello che mi interessa è riuscire a continuare a creare valore, non fra X anni dover chiudere perché c'è stata una crisi. Devo crearmi tutta una serie di protezioni da questo punto di vista. E allora io mi devo fermare, acquisire questa coscienza e darmi anche tutta una serie di strumenti che mi permettono di, per esempio, sfruttare al meglio gli incentivi fiscali. In Italia non è che siano tantissimi, però non li usa nessuno. Cioè, e non è che la gente non doni, ma o per paura di avere problemi dopo, perché non capisce bene, o perché la normativa è incasinata, quello che volete voi, alla fine le persone che portano in dichiarazione dei redditi le proprie donazioni sono pochissime. Gli ultimi dati che ho, 1,5 milioni. Cioè, i donatori in Italia sono più di 1,5 milioni.
E in più, quando li mette dentro anche sbagliate, per cui invece di ottenere il massimo, ottiene il minimo di quello che può ottenere come beneficio fiscale. Questo fra parentesi. Quindi si tratta di creare un'infrastruttura che aiuti soprattutto le piccole e medie imprese a sfruttare questa opportunità, perché le grandi se lo fanno. La ragione per cui le grandi le possono fare è perché hanno i numeri per crearsi questa infrastruttura. Si possono creare la loro fondazione, possono gestire in prima persona i loro programmi di payroll giving piuttosto che di volontariato d'impresa, ma tutte le piccole e le medie non hanno il tempo fisico per rifletterci sopra, non sanno poi come gestirlo, e se deve essere una roba che diventa un suicidio non lo faccio, mi sembra logico. Quindi quello che è la vera sfida per tutto il sistema italiano è proprio quello di creare, che non sono complicati, ce li abbiamo già gli strumenti, di creare quell'infrastruttura che permette poi alla singola impresa di sfruttare al meglio gli strumenti che ci sono. Perché, e qui concludo, il dono, appunto, non è un sacrificio, non è un dovere, non è un costo. Il dono è un investimento. Il dono è qualcosa che può creare quella comunità, quelle relazioni che poi fanno la differenza. Il futuro e il successo sta proprio in relazioni, nella fiducia, e il dono genera fiducia. Per questo promuovere il dono non significa semplicemente mettere una pezza su alcuni problemi sociali. Promuovere il dono significa ricreare quella società civile che è l'unica vera alternativa alla crisi che stiamo oggi vivendo. Grazie.